Vi invito ad ascoltare insieme questo signore che parla. Stavolta lo ascolteremo semplicemente, ascolteremo le cose che dice, poi magari ci occuperemo anche di confutare questa sua narrazione assolutamente fantasiosa, ma proviamo ad ascoltarlo, proviamo ad ascoltare che cosa dice questo signore. Quindi la Chiesa nel corso dei secoli ha cercato di spargere l'odio, secondo questo signore che sta facendo questa narrazione. Ma il bello deve ancora venire, proviamo a sentire. Quindi Chiesa Cattolica faceva il contrario di quello che facevano i Catari, cioè la Chiesa d'amore. Ma ascoltiamo perché le chicche vere devono ancora arrivare. Proviamo a sentire. Solo perché, sapete perché sono stati sterminati nel 1200? Se non mi ricordo male, io con le date non sono ferratissimo, a metà del Non è ferratissimo, ma intanto ne parla, perché l'importante è parlare contro la Chiesa Cattolica. Poi non importa, avvenne nel 1200, 1250, lui non è molto preparato, ma intanto va bene, insomma, parlare. Anche di quello che non si conosce, l'importante è infangare la Chiesa. Ma sentiamo che cosa dice. È roba veramente, veramente che è dell'incredibile. Proviamo a sentire questa narrazione fantasiosa di questo signore. 1250, credo che finisse la crociata contro i Catari, se non ricordo. Inizia la crociata contro i Catari. Adesso contro i Catari è diventata una crociata. Io non lo sapevo, ma evidentemente sono ignorante. Quindi ci fu una crociata contro i Catari, questo sta dicendo questo signore, che in realtà è Paolo Franceschetti, è una conferenza di Paolo Franceschetti, Caterina Luisa De Caro, stanno parlando, il titolo è Religione, spiritualità, manipolazione e filosofia esoterica, perché la De Caro, che è stata premiata per i suoi studi dal Parlamento europeo, notate bene, è stata premiata per i suoi studi dal Parlamento europeo, che coincidenza. Stanno appunto facendo questa conferenza, sta parlando Franceschetti, ma proviamo a sentire cos'altro questo signore ha l'ardire di affermare. Proviamo a sentire. Massacrate perché osavano dire Ha che detto centinaia di migliaia di persone massacrate, centinaia di migliaia di persone. Adesso non sto a confutare queste affermazioni. Perché osavano dire, sentiamo, Chiesa di Roma badava troppo ai beni materiali e ecco, Cristo predicava la povertà. quindi furono massacrati per questa ragione, furono massacrati per questa ragione, ma proviamo a sentire ancora, scusate se mi fermo, ma ogni parola di questo signore in effetti è una chicca straordinaria in termini di falsità, anche storica e non solo religiosa ovviamente, ma proviamo ancora a sentire. Dicevo, sì, puoi anche essere ricco, ma non devi essere attaccato al denaro, non devi fare del denaro il tuo fine. Quello dicevano i Catari. Erano un grandissimo pericolo per Roma e quindi li distruggono. Quindi i Catari erano un grandissimo pericolo per Roma per questa ragione, perché nonostante fossero ricchi, loro predicavano la povertà, cosa che invece la Chiesa Cattolica, secondo il Franceschetti, non praticava. Quindi i Catari erano pericolosi per questa ragione. Finora ha detto questo, ma vediamo cos'altro ancora dirà il signor Franceschetti. All'interno del loro credo, che per la Chiesa Cattolica erano eresie. Allora, ad esempio, dicevano che il vero messaggio di Cristo era in San Giovanni, non era. Ecco, quindi le altre eresie erano perché dicevano che il messaggio di Cristo, il vero messaggio di Cristo, era in San Giovanni e non negli altri evangeli. Quindi in realtà
predicavano la povertà contro la Chiesa, perché la Chiesa in realtà non predicava l'amore, anzi seminava l'odio, non predicava la povertà, e poi semplicemente perché questi in realtà erano giovanniti, quindi come lui dice, queste erano le ragioni, quindi l'eresia dei catari era questa, non c'era nient'altro nella religione dei catari, secondo questo signore che afferma di non sapere, di sapere poco sui catari, ma ne parla come grande esperto, pronunciandosi, finora ha detto centinaia di migliaia di morti, ma vedrete che non sono sufficienti, farà di più, Franceschetti, farà di più. Gli altri tre Vangeli, e quello più importante è il Vangelo di San Giovanni. Comunque, vabbè, diciamo poi altre cose che adesso non ci va. Ecco, quello che è importante in realtà, dice lui, è il Vangelo di San Giovanni, poi non lo sta a spiegare, ma sì, spiegare, non spiegare, ma sì, l'importante è il Vangelo di San Giovanni. La voce che sentite sotto è la voce di Galloni, che è presente a questa conferenza, interverrà pure facendo le domande a Franceschetti, ma proviamo a continuare. Furono sterminati per questo. Furono sterminati per questo, cioè per le ragioni che finora lui ha sostenuto e che io vi ho sottolineato. Quindi sono state, erano centinaia di migliaia, nell'arco di qualche secondo sono diventate milioni di persone sterminate dall'Inquisizione. Questo signore è veramente una fantasia incredibile. E ha la sfacciataggine di affermare qualcosa che è antistorico. Ci vuole poco a dimostrare che questo signore sta dicendo delle grandi, grandi falsità, ma il suo obiettivo ovviamente è chiaro, vuole, e non è solamente il suo. E non è solamente il suo, ma proviamo ancora a sentire che cosa, come osa raccontare il Medioevo. Sentiamo che cosa dice, roba da non credere. Facevano altro. Omicidi, ovviamente tutti impuniti, insomma, peggio di oggi, pure oggi sono impuniti, ma all'epoca era ancora peggio. Sì. E quindi era una guerra continua. Ok. Vabbè, ci basta, ci basta. Non è mia intenzione stare a confutare oggi tutte queste sciocchezze, falsità storiche, invenzioni di grande fantasia, ma è chiaro che su queste cose ci ritorneremo perché non si può tacere di fronte a queste menzogne, a questa narrazione, sia per ciò che riguarda i catari. Che chi erano realmente i catari, che quale religione professavano, come funzionò, che cos'era realmente l'Inquisizione, quanti morti, tra virgolette, fece l'Inquisizione. In realtà la Chiesa non bruciava nessuno, lo faceva il potere temporale, perché nel caso dei catari erano considerati un pericolo sociale, caro Franceschetti, centinaia di migliaia di morti, milioni di morti. Nel Medioevo non facevano nient'altro che guerra, si ammazzavano, si scannavano. Quindi tutta l'arte, le opere pie, tutto il resto che è arrivato a noi, tutto questo non è esistito secondo Franceschetti. Secondo Franceschetti invece in quell'epoca era una regola di barbarie che naturalmente spinti anche dalla Chiesa che seminava odio, la gente non faceva nient'altro che scannarsi. Ecco, era il passatempo preferito. Il passatempo preferito era proprio quello di scannarsi. Ma voi avete capito, ma che cosa bisogna ascoltare? Ma che cosa ci tocca ascoltare?
questo signore tiene conferenze, ha scritto dei libri e parla con questa superficialità. Scusate, ma io lo dico chiaramente, parla con questa superficialità, facendo una narrazione assolutamente di fantasia. Ma tanto, l'ho detto, l'importante è parlare male della Chiesa Cattolica. Questo ormai è l'hobby preferito di tantissimi, è diventato per alcuni un vero e proprio mestiere, ci si vive su questo, si fanno conferenze, si ricevono acclamazioni. Per il momento, ripeto, fermiamoci qua. Avremo occasione di confutare storicamente e anche dal punto di vista religioso questo signore che va in giro a fare queste affermazioni. Grazie e alla prossima.